Juanito. Cosa ha detto il vescovo questa volta? Mia buona signora, gli ho riferito il tuo messaggio e lui l'ho ascoltato. Spero che non ti arrabbierai, ma lui non mi ha creduto. Vuole un segno che veramente sei tu e che desideri questo tempio. Non scoraggiarti, mio caro e fedele figliolo. Ti sei comportato bene. Ritorna da me domani mattina e ti darò un segno per il vescovo. Con quel segno egli ti crederà. Non avrà più dubbi. Zio. Juan Diego. Sto morendo. Oh no. Fammi a chiamare un prete. Zio, è mattina. Ho promesso alla signora. Non vorrai lasciarmi morire senza il prete? No, zio. Ti porterò un prete. Mettiti giù. Così. Juan Diego. Juan Diego. Che cosa c'è, figliolo mio? Dove stai andando? Buongiorno, mia signora. Spero che tu abbia dormito bene stanotte. Perché stai cercando di fuggire, figlio mio? Perdonami, mia signora, ma non c'è altro modo. Mio zio sta per morire, la febbre è molto alta. Sto andando in cerca di un prete prima che sia troppo tardi. Quando l'avrò trovato, tornerò indietro a raccogliere il tuo messaggio. Perdonami, ma non sto mentendo. Non angustiarti, figlio mio. Non preoccuparti per la malattia di tuo zio. Non sono forse qua io, la vostra madre? Non preoccuparti più. Io ti dico che lui sta già bene. Mia cara signora, quanto sei buona nel dirmi questo. Ora farò come tu vorrai. Vai in cima al colle del Tepeyac e là troverai delle rose. Mettine più che puoi nel tuo mantello. Poi vai dal vescovo e digli che, dopo questo segno, egli deve fare quello che desidero. Non mostrare a nessuno ciò che tu porti, mio caro, prima di giungere dal vescovo. Non temere. Oggi il vescovo ti crederà. Ora va, mio piccolo e carissimo figlio. Avanti.
Ho portato al vescovo il segno che mi aveva chiesto. Va bene. Fammi vedere. Oh no. Posso mostrarlo soltanto al vescovo. Sono il segretario del vescovo. Fammi vedere. È come mostrarlo al vescovo. No. Bene, allora guarderò da solo. È mio dovere. No. Juan Diego. Vostra Eccellenza. Perché non mi hai detto che era qui? Stavo per farlo, Eccellenza. La signora vi ha mandato un segno. Juan Diego, mostracelo. Fai vedere quello che hai nel mantello. Rose. Rose in dicembre.